Eccoci in diretta nell'incontro tra Unisexy e Chinotti. Questa sera all'S2000 uno scontro fra due squadre di altissima qualità. Dirige l'incontro il signor Ciro Apicella. Vedremo chi avrà la meglio. Io mi pare. Attenzione, trova lì a tu per tu, calcia! E trova la rete dell'1-0. Arriva il vantaggio degli Unisexy. Sblocca l'incontro efficacemente da Turino, che poi la prova a rigiocare, subito intercettata, attenzione, bello il numero e poi a destro sfiora una rete sensazionale, non arriva il gol del 2-0. Praticamente attenzione, combina angolo 1-2, quasi in rete Turino, bella la combinazione per cercare il pareggio da parte dei Chinotti. Le altre 4 per fare. Allora dentro arriva lui sul secondo palo. Calcia di prima, non riesce a trovare lo specchio. Davvero per poco. Le altre sfortunatamente hanno perso, non ne supporti più. Ha detto, ma questi sono proprio imbecilli. Attenzione, zona tiro. Ci prova ancora. Cercando il raddoppio Barriola. Vicino al 2-0. Barriola. Arriva la rete, il gol del pareggio. Arriva finalmente, forse meritato, l'1-1 da parte di Maddalena. Partita in equilibrio adesso. Attenzione, è tutto lo specchio davanti, lo prova, non riesce poi in qualche modo. Lanzini salva. Finisce qui la prima frazione di gioco sul parziale di 1-1. Bella partita finora, arrivederci alla ripresa. Eccoci in diretta nel secondo tempo. Una partita molto equilibrata e divertente. Hanno segnato nel primo tempo Berriola per gli uomini degli Unisexy. Ha risposto Maddalena per i Chinotti. Vedremo cosa ci regalerà questa seconda frazione di gioco. Ha detto ci hanno le telecamere e cose. Però a destro, palo. E poi arriva la rete, il tap-in di Pirone che aveva cercato il gol varie volte. La prima frazione di gioco, ribaltano il risultato gli uomini maglia rossa, le 2-1 adesso il parziale. Attenzione, portiere fuori dai pali, cerca il colpo da biliardo, non riesce la giocata, vicinissimi al pareggio. Poi il destro, la traversa colpita, che peccato. Attenzione al destro, buccia, e arriva il gol del pareggio ed è 2-2. Attenzione, cerca il numero a doppio passo, non trova spazio per tirare, poi vince il rimpallo la Veronica, occhio, chiusura fondamentale, ma bella giocata personale da parte di Berriola. Attenzione, al limite dell'area, calcia il palo, poi il tentativo. Attenzione! Che gol! Golasso di prima, visto e servito al limite dell'area. Calcio di prima con sicurezza. Arriva il gol del nuovo vantaggio dei Chinotti. Attenzione, 2 contro 1. Arriva al limite dell'area, calcia! Il gol del 3-3. Incredibile nel recupero. Un gol fondamentale, ma la difesa altamente impreparata qui. Non lo fa battere. Deciso il signor Apicella. Noi andiamo a Turino. Turino, due parole al termine di questa partita. La partita finisce con rammarico. Un golasso da parte tua e un'ottima prestazione difensiva. Non è bastato negli ultimi minuti quando avete subito il gol del 3-2. Una partita comunque molto combattuta. Che ci vuoi dire? Praticamente puntavamo alla vittoria. Pure questa è rimasta la classifica. Perché automaticamente andiamo a sfidare un po' delle squadre in alta classifica. Quindi niente, il gol non è bastato per sconfiggere. Dopo quello che si è visto oggi, cosa c'è da migliorare secondo te? Sì, un po' di tutto, perché siamo una squadra completa, alcuni membri della squadra comunque erano assenti e serviva pure la loro presenza per questa partita. Va benissimo, allora grazie Turino, con rammarico però in bocca al lupo per le prossime partite e buona serata a te.